Grazie Presidente, siamo qui a votare il milleproroghe dove all'interno c'è di tutto e dove all'interno la maggioranza non ha nessuno spazio all'opposizione. In queste aule ho sentito troppo spesso chiamare alla responsabilità l'opposizione del Movimento 5 Stelle e mai un richiamo vero alla maggioranza, che è la prima responsabile nel non dialogo con le opposizioni. E se oggi, in questo schifo di milleproroghe, abbiamo uno spostamento e un dirottamento dei fondi della Terra dei Fuochi per 9,8 milioni di euro all'Expo alla fine di Milano e quindi alla Lombardia, ci sembra una vera e propria ciliegina sulla torta, di cui vi dovete vergognare tutti. Il decreto Letta sulla Terra dei Fuochi era già un decreto insufficiente, inutile, a cui abbiamo votato no. E in questo decreto c'era scritto che sarebbero arrivati 9 milioni e passa di finanziamenti, 10 milioni pubblici, al controllo e al monitoraggio della Terra dei Fuochi. In una terra che soffre, che proprio l'altro giorno c'era Brai che stava parlando durante un'intervista alla Reggia di Carditello, e all'improvviso dietro al ministro Brai compare un rogo tossico, un rogo tossico, e c'è questa immagine di un vostro ex ministro che parla in TV e dietro arriva un rogo tossico, a segno e a prova che diciamo sempre le cose come stanno. E voi che cosa fate con questa immagine? Dirottate 9,8 milioni di euro verso l'Expo in Lombardia. L'Expo in Lombardia, un progetto scellerato che non ha nessun senso da nessun punto di vista, da nessun punto di vista, perché solamente il fatto che l'Esposizione Universale si parla di un'alimentazione, che parla dell'agricoltura, che parla di prodotti biologici responsabili, cosa fa? Si costruiscono dei capannoni dove? Sull'ultimo terreno agricolo tra Rho e Milano. È un'assurdità concettuale e filosofica, a fine di che? Per fare nuova speculazione edilizia. E l'Expo è diventato il tangentificio d'Italia, è una vergogna. E lì, siccome stava finendo la cassa, ci avete mandato anche 10 milioni di euro dell'Expo, per l'Expo, che i cittadini campani sono anni che stanno aspettando i fondi per monitorare la Terra dei Fuochi. Abbiamo fatto ogni tipo di iniziativa, petizioni, manifestazioni, di tutto, e non è servito a niente. Continuate con questi atti irresponsabili, continuate a fare decreti, così cancellando gli emendamenti, e lasciate lo spazio agli ordini del giorno, che sono ordini che impegnano il governo alla fine a non fare nulla. E ci sono biblioteche nella Camera dei Deputati di ordini del giorno che impegnano il governo a non fare nulla. Io le brucerei queste biblioteche di ordini del giorno, non servono a niente così. E allora voi parlate come se l'ostruzionismo non fosse un atto legittimo delle opposizioni, e noi come opposizione, che non c'era qui dentro da 20 anni, andiamo fieri, ne andiamo orgogliosi. E io voglio dire a tutti i cittadini che qui dentro noi stiamo lottando ogni giorno per ogni emendamento, in ogni commissione, in ogni parte di questo palazzo, per dare dignità a tutti i cittadini che sono arrivati qui dentro con noi, per dare forza a tutte le proposte che hanno votato con un programma, il programma che abbiamo portato qui all'interno. Ma purtroppo noi non siamo maggioranza, ma addirittura un Parlamento intero si unisce contro il Movimento 5 Stelle. Non si era mai visto questo tipo di sposalizio pur di fare fuori il Movimento 5 Stelle. E prima con Forza Italia, e prima sarà PD con Selle, poi Scelta Civica, e poi tutti che si uniscono per andare contro fondamentalmente all'unica forza trasparente, onesta e chiara che è il Movimento 5 Stelle, che rappresenta qui dentro in rete una parte enorme dei cittadini italiani. Io vi chiudo, Presidente, dicendo una cosa: quando arriva una forza così grande e forte all'interno di un palazzo, senza finanziamenti pubblici, in una forma così libera, il sistema cerca di fare esclusivamente due cose: o inglobarla, e non ci siete riusciti e non ci riuscirete mai, o cacciarla fuori, e anche su questo fronte non ci riuscirete mai perché andrete fuori voi. Grazie. Grazie.